però il Talent Bookshop nasce a Londra più di 20 anni fa e siamo rimasti, diciamo, italiani fino al 2000. Poi dal 2000 siamo stati venduti allo straniero. Il quadretto che vedi lì è quella che è stata la storica libreria italiana, in Cecil Court, che è una stradina a Covent Garden dove siamo stati fino a 3 anni fa. Poi purtroppo, ahimè, gli affitti anche lì sono cresciuti troppo, allora il mio capo ha preferito riunirci in questa che è una libreria europea. Noi abbiamo il corner dell'italiano, davanti abbiamo i francesi, sotto ci sono spagnoli, tedeschi. Italian Bookshop da sempre è stato un pochino un centro di, chiamiamolo così, aggregazione, non solo per gli italiani, ma anche per gli inglesi che amano follemente l'Italia, come giusto che sia. Ok, King's College? Yes. Devo dire, i nostri clienti sono soprattutto inglesi. Quanto, come vuoi pagare? Con tanto capo? Bravo, eh? 2-3 days the book's finished. Costs a fortune. Ma non è vero. Moltissimi inglesi leggono benissimo l'italiano. Poi magari sono un po' timidi, ma gli inglesi sono un po' riservati e timidi. Non come noi che ci lanciamo. Quando inizi la tua classe? Quando inizi? Domani. Adesso con questo grosso cambio che c'è stato a Londra, cioè questo grande arrivo di italiani, abbiamo aumentato sicuramente il numero anche di clienti italiani. Adesso sta finendo la stagione, il 27 è l'ultimo, però ci sono poi tutti gli altri che ripartiranno. Perché secondo me venire in libreria è un po' far casa, è venire un po' a casa. Per la nostra scrittrice... è venuta a portarmi il suo ultimo libro. Ma guarda cosa ti ho scritto la dedica, perché tu adesso hai detto è casa, guarda. Sono all'Italian Bookshop da 9 anni, sono arrivata qua con uno stage e sono rimasta. Quindi per puro caso, non avevo scelto Londra, ma poi mi sono innamorata di Londra e si sta bene. E sono rimasta. Londra è una città fredda, non solo per il tempo, ma è comunque una città difficile e molto competitiva. Però offre tanto, bisogna saper cercare, aver pazienza, imparare la lingua. Però è una città con meno schemi, se vogliamo, con meno, che ti rispetta di più. Cioè, se tu sei londinese, tu sei tutto quello che sei, la tua cultura, la tua storia. Tutto quanto. E vivi a Londra. La bellezza di Londra è che diversità e normalità non esistono, c'è solo la stessa cosa. In Italia parliamo sempre di normalità, qua non esiste il concetto di normale diverso, è la stessa cosa, non c'è, io non ho mai sentito questa distinzione. Sono arrivata 20 anni fa e devo dire, se volete sapere come sono arrivata a Londra, c'è da leggere solamente il libro di Luca Bianchini. Il libro è ispirato a Ornella con tutta la fiction del caso, un po' la sua vita, la sua relazione con la libreria, la storia della libreria con tutti gli elementi che la letteratura permette di creare. Io e Luca siamo amici da tantissimi anni, da quando lui venne per la prima volta più di 10 anni fa a presentare un suo libro in libreria. E sono quelle persone con cui ti incontri e immediatamente capisci che forse in un certo senso ci hanno quasi separato alla nascita.